De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. E in città c'è un giro di passo per portatori di handicap contraffatti, automobilisti che approfittano del cartellino per rubare il parcheggio riservato alle persone con diverse abilità. La denuncia è di Giulio Vicino, che invita il comune, la polizia municipale e soprattutto a prestare maggiore attenzione e controllare i requisiti di chi occupa gli spazi riservati. Avellino città off limits per i portatori di handicap che anche in carrozzina devono imbattersi ogni giorno contro barriere e ostacoli per strada. Ma diciamo noi disabili, come anche tutte le persone anziane, perché bisogna dire anche le persone anziane, hanno molte difficoltà, sia per camminare sopra i marciapiedi, non è il caso del corso perché è tutto lineare, però già se andiamo un poco per via Tagliamento, via Piave e Compagnia Maria, là non è proprio circolabile. Poi la difficoltà maggiore è anche per quanto riguarda i parcheggi per i disabili, non sempre si trovano liberi. Infatti molte volte anche per raggiungere studi medici e compagnia siamo costretti a parcheggiare le macchine in doppia fila e anche con le difficoltà di scendere dalla macchina, perché come ben sai noi disabili abbiamo bisogno di ulteriore spazio per l'apertura dello sportello e per l'avvicinamento della sedia a rotelle. Diciamo che la cittadinanza si dovrebbe un po' sensibilizzare un poco in più. I vigili dovrebbero essere quelli che dovrebbero far rispettare le regole, ma proprio per noi disabili. Anche se è il caso di dire che noi ultimamente, come consulta, ci siamo praticati a far liberare lo spazio antistante al tribunale, su quel marciapiede là, che c'era una sosta selvaggia. Oggi diciamo che le macchine non ci sono più, però i vigili dovrebbero fare il loro corso. Ci sono, secondo lei, anche dei furbetti? Quelli che fissano dei cartellini per portatori di handicap, ma non lo sono. I furbetti ci sono a conoscenza anche di persone che hanno delle fotocopie ben fatte a colori e compagnia varia che le piazzano sul... E quindi è una denuncia. Su cruscotte, vedi anche macchine che circolano con il cartellino dei disabili, persone che stanno bene. Su 10 volte, quante volte riesce a trovare un parcheggio riservato ovviamente alle persone con diverse abilità? Ma diciamo poche volte, tranne diciamo negli spazi dei supermercati dove c'è più ampio spazio, però in città è difficile trovare uno spazio per i disabili.